Rinserire la destra, consiglieri. Allora, sono presenti 13 consiglieri, 14, il consiglio è un numero legale, possiamo riprendere con l'illustrazione della delibera numero 6. Comunicazione relativa alla richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'acquisizione di immobili di cui alla propria deliberazione numero 55 del 31/10/2017. Prego, Sindaco. Grazie, Presidente. E grazie, consigliere, di aver, diciamo, responsabilmente accolto questo invito. È per sottoporvi una comunicazione, come recita il titolo della delibera, che poi dovrà essere votata e resa immediatamente eseguibile, rispetto alla deliberazione che abbiamo approvato in Consiglio il 31 ottobre del 2017, e con il quale abbiamo stabilito acquisire al patrimonio del Comune di Monterotondo le aree di proprietà dei signori Proietti Elena, Proietti Elvira e Proietti Ilario e di Nicotra Maria Cristina, distinti per foglio e particelle, con l'importo di 443.000 per una e 761.000 euro per l'altra. Ai fini della richiesta del mutuo che doveva coprire questo nostro debito di 1.204.000 euro, è stata rappresentata la dirigenza della Cassa Depositi e Prestiti nella riunione del 17 novembre, alla mia presenza, del segretario generale e dell'assessore Lupi, sarà sottoposta dalla dirigenza la necessità di specificare che la domanda di prestito è da intendersi riferita alla circolare della stessa Cassa Depositi e Prestiti, che è la 1280 del giugno del 2013, per la voce acquisto e ristrutturazione beni immobili, anche ai fini dell'esatta individuazione della documentazione da allegare. Vi è un parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, quindi vorrei che il Consiglio prendesse atto, propongo di prendere atto di questa comunicazione relativa alla richiesta di mutuo e alla specifica che essa, per il finanziamento di acquisizione delle aree in premessa, è da intendersi riferita alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti numero 1280 del 27 giugno 2013 per la voce acquisto e ristrutturazione beni immobili, anche ai fini appunto di quella che dicevo essere l'esatta individuazione della documentazione da allegare. Quindi questa comunicazione di precisazione al Consiglio è, diciamo, indispensabile per completare quella procedura di richiesta di mutuo, così come tra l'altro suggerito e segnalato dalla Cassa Depositi e Prestiti nel corso della riunione del 17 novembre di quest'anno. Grazie, Sindaco. Prego, consigliera Carosi. Grazie, Presidente. Solamente per capire, questo è la terza. Fa riferimento alla terza delibera inerente agli espropri da settembre 2016 ad oggi. Visto che ogni volta fate riferimento comunque al pagamento di somme per l'acquisizione di questi terreni che erano oggetto di esproprio, più di una volta ho chiesto se c'era certezza di questi, comunque, che queste richieste di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti andassero a buon fine. Quindi approfitto della situazione per chiedere, in riferimento ai 370.000 euro di Fortunati di settembre 2016 che dovevano essergli riconosciuti con la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, è andata a buon fine la richiesta? Per i 300.000 euro per l'esproprio inerente di Pasquale, questi 300.000 euro sono stati chiesti alla Cassa Depositi e Prestiti o si è fatto fronte al pagamento tramite alienazioni?
E per tornare alla delibera di oggi, volevo capire la variazione di bilancio che è stata votata lo scorso Consiglio Comunale, che prevedeva che questo 1.200.000 da riconoscere per gli espropri andasse in diminuzione del mutuo richiesto per le realizzazioni dell'immobile a Via Corsica della scuola. A questo punto mi chiedo, quindi quel mutuo in realtà non era stato chiesto e con questa delibera andiamo a chiederne uno nuovo? Perché la variazione della allegata alla delibera del 31 ottobre 2017 andava in diminuzione per far fronte al pagamento del debito fuori bilancio di 1.200.000 a 1.014.000 finanziamento edifici scolastici, 140.000 euro finanziamento impianti sportivi, 50.000 euro finanziamento verde attrezzato. Grazie. Grazie consigliera Carosi. Prego, consigliere De Renzi. Sarei ripetitivo, quindi in realtà alcuni concetti sono lo stessi che ha espresso la collega, quindi mi ritiro questa cosa. Una cosa magari la chiedo, era importante che questa comunicazione veniva in Consiglio Comunale, può essere anche gestita tramite una delibera di giunta, perché poi alla fine penso che si poteva fare anche tranquillamente, ma visto che è una comunicazione, le comunicazioni non andrebbero neanche portate in Consiglio, no? Grazie consigliere, non ci sono più richieste di intervento, quindi prego sindaco. Allora presidente, no, essendo la delibera approvata in consiglio, avendo deliberato il consiglio sulla richiesta di sul debito fuori bilancio e quindi sulla procedura che ne scaturiva per sanare questi importi, quindi con richiesta di mutua Cassa Depositi e Prestiti, detta comunicazione doveva essere di nuovo riferita al consiglio, che è l'organo che ha deliberato precedentemente. Quindi lo stesso Consiglio deve accettare questa comunicazione ad integrazione, diciamo, a specifica della delibera precedente. Avendola votata il Consiglio non può poi un altro organo dell'amministrazione, diciamo, rintervenire, e il Consiglio deve essere reso edotto e riaccettare, diciamo, questa comunicazione come parte integrante di quell'atto. Quindi non poteva essere fatto altrimenti che in Consiglio. Per quanto riguarda le altre questioni sollevate dalla consigliera Carosi, innanzitutto sulle due partite che insieme a questa sono le più grandi partite di esproprio, di perfezionamento di esproprio e di acquisizione delle aree, l'acquisto delle quali non era stato perfezionato, noi abbiamo il grosso del corrispettivo nelle altre due partite rappresentato dal trasferimento di cubatura. Quindi diciamo in ciascuna di queste due partite, quelle che richiamava Fortunati e Pasquali, c'è il grosso, il perno, diciamo, del riconoscimento del per l'acquisizione dell'area, il riconoscimento di cubatura. E per quanto riguarda la cifra invece da corrispondere monetizzata, la copertura che è stata data sicuramente in un caso, ma credo anche nell'altro, sicuramente nel caso di Fortunati con la copertura da alienazioni, ma credo anche nell'altro, è stata fatta attraverso, diciamo, la voce alienazioni, e cioè la parte monetizzabile è stata quella. È chiaro che nell'accettazione del conferimento di cubatura viene sanata già una di volumetria, viene già sanata una parte importante del debito, e poi, diciamo, l'attesa per la parte monetizzabile è più sostenibile chiaramente da parte dell'interlocutore. Per il resto, i mutui ai quali si è dovuto rinunciare a copertura di alcuni investimenti per rimanere nella capienza dei mutui concedibili all'interno del 2017, richiedibili all'interno del 2017, è stata, diciamo, è andata a copertura della capacità di indebitamento, è quella, diciamo, all'interno di quella capacità di indebitamento, se serve variarla ci si può indebitare, ma non indebitandosi in maniera aggiuntiva rispetto alla capacità programmata, ma stando dentro, e quindi quelle tre voci, edilizia scolastica, proprio via Corsica, verde pubblico attrezzato e l'altra sull'impiantistica sportiva, erano i mutui che noi volevamo prendere per farci queste cose, ma li dobbiamo prendere, prendo la Cassa Depositi e Prestiti e fare delle altre, che non vuol dire che con le successive annualità di bilancio, valutata la stessa capacità di indebitamento, pur spostando l'acquisizione di questi mutui
ad annualità successive noi non possiamo richiederli, cosa che non è avvenuta in quanto non può avvenire in questo anno qui, ma diciamo dall'anno le annualità successive. Grazie Sindaco. Non ci sono più richieste di intervento, possiamo mettere in votazione la delibera. Ceci del Cello. È chiusa la votazione. Presenti 18, votanti 14, favorevoli 13, contrari 1, 4 astenuti. Allora, sono concluse le delibere, passiamo ora. Ah, scusate, dobbiamo votare immediata esecutività, non l'avevo visto, perdono. Allora, possiamo votare immediata esecutività. Terenzi Vizzuso. È chiusa la votazione, presenti 18, votanti 14, favorevoli 13, contrari 1, 4 astenuti. Passiamo ora alla prima mozione all'ordine del giorno, mozione protocollo 48395, divieto di attendamento dei circhi con animali e di utilizzo di animali all'interno di fiere, sacre, mostre, esposizioni e manifestazioni. Movimento 5 Stelle, prego consigliera Carosi. Grazie Presidente. Con questa mozione chiediamo che il Sindaco emetta un'ordinanza successiva ovviamente a quella che già c'è, che è in vigore dagli inizi del 2014, che però non prevede il divieto totale, ma ha solamente delle restrizioni in materia di durata, cioè uno spettacolo l'anno, e l'esibizione di determinate e l'eliminazione comunque dagli spettacoli di determinate specie, sotto però controllo della ASL. Quindi nel caso in cui, e come già è avvenuto circa un paio di settimane fa, c'è stata la richiesta di attendamento da parte del circo sulla Salaria, lo stesso comunque aveva anche, non era uno spettacolo incentrato su abilità circensi o di natura artistica, ma c'erano comunque presenti all'interno moltissimi animali, tra cui zebre, leoni e quant'altro. Facciamo anche seguito con questa mozione alla votazione che c'è stata 20 giorni fa in Parlamento, che prevede e è stata votato il graduale divieto comunque di presenza di animali all'interno dei circhi. Visto che si avrà comunque, nonostante il Movimento 5 Stelle avesse chiesto anche in quella sede di non andare al graduale, di togliere gradualmente gli animali all'interno degli spettacoli, ma avrebbe voluto comunque, avrebbe chiesto con un emendamento di toglierli in maniera definitiva subito. L'emendamento non è stato votato, però si è comunque votato il graduale
allontanamento degli animali all'interno dei circhi, prediligendo comunque degli spettacoli che vadano verso comunque le abilità circensi delle persone che lavorano all'interno dei circhi, senza la presenza e lo sfruttamento degli animali. A questo punto, ecco, chiediamo di attivare il comune per vietare anche quel solo spettacolo l'anno che possa esserci all'interno del nostro comune, e quindi dare un segnale comunque verso la sensibilizzazione di tutta la popolazione nel disertare anche gli spettacoli che possano sfruttare gli animali in questo senso. E per questo motivo chiediamo anche che venga modificato le condizioni di attendamento all'interno del regolamento per la tutela degli animali che è vigente al momento nel nostro comune. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Felici? Sì, grazie Presidente. Volevo dire soltanto due cose. Una, mi sembra che c'è una legge che normalizzi gli animali nei circhi, no? Che voi avete presentato un emendamento di cui non è stato approvato. Questa legge che dice? Che dice che gli animali piano piano vengono messi in uscita, e quindi voglio dire, ci vuole il tempo che ci vuole, e poi non è che tutti insieme, uno come l'ultimo circo che è venuto, no? Sembrava una savana, non è che tutti li porti via tutti insieme, quindi c'è una graduale uscita di questi animali, quindi c'è una legge che regola questa cosa. Poi un'altra cosa volevo aggiungere. Voi qui ci aggiungete pure le fiere, le sagre, le mostre, le esposizioni, mi sembra un po' troppo eccessiva. Ma non abbiamo qui da noi una cultura di fare delle fiere, delle sagre sugli animali. Per esempio qui vicino da noi c'è, ma magari, che ne sa, in futuro magari si potrebbe creare qua. E magari se qualcuno c'ha qualche animale che vende, vuoi esporlo, mi sembra una cosa molto eccessiva. Molto eccessiva. Quindi io sinceramente, visto che c'è la legge, visto queste altre cose che sono state aggiunte, fiere, sagre, mostre, esposizioni e manifestazioni, mi sembra un po' esagerato, quindi sono dell'idea di non votarvi questa mozione, anche se la ritengo importante, ma mi sembra troppo allargata a tante cose che mi sembrano poi che alcune cose possono far parte della tradizione culturale di un paese, di una città, anche la nostra, perché prima si facevano qui le fiere, negli anni 40-50 c'era una fiera degli animali a Mosolone, poi è andata persa, va bene, ma che ne sai se un giorno non si può ricreare una cosa che magari può aggregare. Vabbè, io insomma poi non lo vedo un problema così, mi dispiace, io quindi do il mio indirizzo e di votarla no. Grazie. Allora, non ci sono più richieste di interventi. Carosi? Solo per puntualizzare che al di là della premessa fatta comunque nella mozione, l'impegno era per attivarsi a bandire, quindi se magari comunque era più specifico, circhi, mostre viaggianti e spettacolo che preveda l'utilizzo degli animali all'interno del comune. Se voi vedete, l'impegno non è per fiere, sagre, esposizioni ed eventi. Grazie. Grazie. Allora, possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno. Del cielo. A mancare stante. Benino, oggi la scherzantina. Adatto, presenti che non votano. È chiusa la votazione, presenti 15, votanti 14, favorevoli 7, contrari 7, astenuti 1, l'ordine del giorno viene respinto. Allora, mozione, protocollo 48.595, valori e principi di democraticità della Costituzione Repubblicana. Misure contro ogni manifestazione di neofascismo e di discriminazione razziale. Consigliere Del Cello. Sì.
Sì, grazie Presidente. Allora, questa mozione che ho condiviso, abbiamo condiviso con i capigruppo Cenciarelli, Felici e Perrone, fa riferimento a diciamo, una cosa che dovrebbe essere, come dire, che è abbastanza evidente a tutti i partecipanti di questa assise, anche eventualmente al pubblico, e, ovvero una recrudescenza di fenomeni e di manifestazioni che si richiamano esplicitamente a ideologie di stampo neofascista, neonazista, razzista e omofobe. Ho usato il termine, userei il termine recrudescenza, che rende bene il carattere di questa cosa, ovvero una sorta di ritorno di una malattia che si poteva considerare debellata. È una specie di spettro che si riaggira per l'Europa, e non solo per l'Europa, visto anche quello che succede negli Stati Uniti con manifestazioni di chiaro richiamo al nazismo. Abbiamo voluto con i miei colleghi essenzialmente diciamo in questa mozione fare due cose: ribadire quelle che sono le nostre radici storiche di Monterotondo, i nostri valori, e riprendere e ribadire alcuni riferimenti valoriali e normativi che sono nella Costituzione, in altre normative sia internazionali che nazionali. In particolare vogliamo ricordare la seconda cosa, che poi l'impegno fattivo che ci andiamo a prendere, è quello di porre una sorta di argine amministrativo rispetto a questo tipo di manifestazioni, e quindi chiediamo essenzialmente, lo dirò poi quando leggerò la mozione, andiamo a chiedere una garanzia da parte di chi organizza manifestazioni pubbliche, chiede piazze, sale, gazebo, eccetera, cioè una chiara indicazione e un chiaro richiamo a quelli che sono i valori antifascisti della nostra Costituzione. Allora, essenzialmente quando parlo delle nostre radici mi riferisco essenzialmente a quello che peraltro è scritto nello statuto di quest'ente, ovvero Monterotondo e medaglia d'argento al valor militare per attività partigiane. Questi valori sono richiamati in ogni occasione, in particolare il 25 aprile, ed è bene che questi rimangano un punto fermo e che praticamente ci sia una chiara volontà da parte di questa amministrazione di non dare agibilità politica a chi professa valori contrari a quelli della nostra Costituzione. Il richiamo anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che dispone che a ogni individuo spettano i diritti e tutte le libertà enunciate, e senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o altra condizione. Il richiamo a queste condizioni di libertà individuale è essenziale perché poi da questo discendono tutte le normative che negano i valori che invece sono contrari a questo, in particolare quelli che richiamano ideologie fasciste e naziste, con il razzismo che si portano dietro. La stessa Costituzione ribadisce, articoli 2 e 3, che vengono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo e che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione anche qui di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Da questo discende, in particolare nelle disposizioni transitorie e finali della stessa Costituzione, che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, e da cui poi discende la legge del 52, la cosiddetta legge Scelba, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitoria e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste. Più di recente, in particolare nel 93, è stata definita, il legislatore ha definito la cosiddetta legge Mancino,
In questo caso si punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Punisce chiunque istiga con qualunque modalità a commettere o commette atti di violenza e di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Vieta infine ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici. È evidente come queste cose prescritte, previste nel 93, sono quanto mai attuali. Si potrebbe citare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali, firmata a Roma nel 50, la legge del 2006 che definisce il codice delle pari opportunità, perché siamo anche in presenza di discriminazioni basate sul sesso. E infine, questa è ormai attualità, una proposta di legge passata alla Camera e all'esame del Senato che prevede l'introduzione di un articolo 293 bis del codice penale concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, cosiddetta legge Fiano. Siamo stati sollecitati a procedere con la presentazione di questa mozione e i relativi atti regolamentari che prevede, anche dall'ANPI sezione Edmondo Riva di Monterotondo, che con una nota del luglio scorso ci ha sollecitato appunto a dotarci di strumenti amministrativi ed atti che impediscano l'uso di suoli pubblici, di spazi pubblici per qualsiasi tipo di manifestazione che si richiami esplicitamente o meno a idee razziste, xenofobe, omofobe e fasciste. Queste le garanzie dei diritti che abbiamo richiamato con tutta la normativa che ho spiegato prima, possono essere rafforzate, questo è il secondo punto, quello che poi è più pregnante in questa sede, possono essere rafforzate anche in via amministrativa mediante l'introduzione di opportune disposizioni del testo dei regolamenti comunali. E riteniamo quindi si ritiene di adottare le necessarie misure contro ogni manifestazione di discriminazione, individuando le forme e le modalità più efficaci per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e principalmente attraverso i regolamenti comunali, che le organizzazioni razziste, xenofobe, antidemocratiche manifestino diretti o indiretti riferimenti all'ideologia fascista o nazista abbiano agibilità politica sul nostro territorio, in particolare nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico e nella concessione degli spazi pubblici, sale, sedi di quartiere, eccetera. È abbastanza, per chi segue un po' queste vicende, sa che non siamo i primi e si spera non saremo gli ultimi. Provvedimenti di questo tipo sono già stati adottati da diverse città italiane. Cito, forse è stata una delle prime, Pavia, stessa Cesena, Siena, da cui è stato ripreso gran parte di questa impostazione, e da ultimo Torino. Città di grandi tradizioni antifasciste, almeno quanto Monterotondo, e che hanno deciso di intraprendere questa strada di fronte appunto alla recrudescenza, come dicevo all'inizio, di manifestazioni che si richiamano esplicitamente, talvolta in maniera anche un po' subdola, attraverso una sorta di mobilitazioni di tipo sociale, assistenziale, ma nascondono di fatto tutta una serie di ideologie che si portano dietro in realtà una forme diverse e nuove di fascismo, di nazismo e di razzismo. Questa mozione pertanto impegna il sindaco, la giunta, a non consentire agibilità politica alle organizzazioni neofasciste in generale, a tutti coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi e sessisti. Si dà mandato con questa mozione agli uffici competenti di procedere
secondo i mezzi e limiti previsti dall'ordinamento, all'immediato adeguamento dei regolamenti comunali che riguardano le manifestazioni di piazza, l'occupazione del suolo pubblico, la concessione di spazi e sale comunali, eccetera, prevedendo che al momento della richiesta di autorizzazione venga resa specifica dichiarazione che impegni al rispetto dei principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione, sanzionando le eventuali inosservanze. Infine si chiede di coordinarsi con il prefetto e il questore affinché vi sia una più severa e attenta applicazione della legge Scelba e della citata, precedentemente citata, legge del 93, cosiddetta legge Mancino, e a promuovere direttamente, quando possibile, azioni legali in caso di violazione delle suddette leggi sul territorio comunale. Di promuovere infine, in collaborazione con l'ANPI, sezione di Monterotondo, iniziative per portare all'attenzione della popolazione, soprattutto delle nuove generazioni, l'affacciarsi di nuove forme di fascismo e razzismo che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza, quei principi che noi richiamiamo nel nostro statuto e nella nostra Costituzione. Un'ultima considerazione personale: quello che più spaventa, perché poi questa mozione esprime proprio una preoccupazione, e questo vale soprattutto per il sistema dell'informazione, che in qualche modo diciamo, ha assunto anche un ruolo un po' più indulgente, un po' più superficiale nel considerare una serie di cose che accadono sui nostri territori. E questa secondo me è la più grande preoccupazione, quando c'è indulgenza verso chi in realtà non ne ha alcuna rispetto agli altri. Beh, quello è il primo passo per appunto una recrudescenza, il ritorno di una malattia, e su questo che sappiano che qui diciamo non ci sarà spazio. Grazie. Grazie consigliere. Prego sindaco. Grazie presidente. Allora, questa mozione non solo ha avuto il mio sostegno e la mia collaborazione data all'estensore, al consigliere Roberto Del Cello, che così opportunamente ci ha lavorato, ma al insomma, mio pieno sostegno, un sostegno che è fatto anche di dovere, non solo di valutazione nel merito della mozione, di dovere non solo da militante, da cittadino, ma anche da rappresentante delle istituzioni, dovere che è accentuato dal fatto che non mi trovo a rappresentare temporaneamente al suo massimo livello una istituzione qualsiasi. Tutte le istituzioni della nostra Repubblica sono degne di questo rispetto e di questa considerazione, ma permettetemi di sottolineare un'istituzione come il Comune di Monterotondo. Il nostro gonfalone è decorato con la medaglia d'argento al valor militare per meriti durante la lotta di liberazione. Io già dissi in occasione dell'inaugurazione della scalinata Dario Ortensi che riteniamo di poter chiedere, e in questo senso dobbiamo sviluppare la giusta documentazione, così come abbiamo fatto negli anni passati, quando a Monterotondo fu accordata inizialmente la medaglia di bronzo. C'è una grandissima corrispondenza tra Presidenza della Repubblica, Presidenza delle Camere e Senato e Sindaco Borelli rispetto a, diciamo, invece il riconoscimento di un valore più grande che poi fu accordato con decreto del Presidente Pertini, con il conferimento della medaglia d'argento al valor militare. Il 3 ottobre del 1982 ci fu
una cerimonia che ogni montrotondese ancora ricorda, la presenza del presidente, della Presidente della Camera, l'onorevole Iotti, e diciamo vivere questa medaglia come un impegno, un richiamo costante a un impegno in un campo preciso, che è quello dell'antifascismo, delle istituzioni democratiche repubblicane nate dalla Resistenza, scolpite dalla Costituzione, dai principi fondamentali della Costituzione italiana, e consolidati anche dal sangue versato ben oltre gli episodi della Resistenza, ben oltre diciamo, gli anni immediatamente precedenti al fascismo, ben oltre quelli del fascismo, ma anche nel corso della storia repubblicana di questo paese. Fatti di Reggio Emilia su tutti, ma tante altre occasioni nelle quali la spinta alla reazione, al ritorno indietro, al corporativismo, alla delegittimazione delle organizzazioni dei lavoratori e dei partiti di massa che diciamo, all'interno dell'alveo realizzato dalla Costituzione hanno portato avanti lotte di emancipazione, di progresso, di avanzamento del nostro Paese e l'hanno fatto sempre convivendo con una presenza anche nelle istituzioni del fascismo anche dopo il 1945 che non si è mai estinta e che ha nel corso di questi 70 anni portato spesso il nostro Paese sull'orlo di colpi di Stato, di pesanti ritorni al passato e di tentativi diciamo, di mortificazione di queste aspettative di avanzamento, di progresso, di realizzazione dei diritti delle classi più deboli, delle parti più deboli della nostra popolazione. E vedo questa mozione nel nostro territorio come il dovere di onorare non solo una memoria, ma di continuare a connotarci nel presente e nel futuro, stabilendo un fatto che le istituzioni hanno la possibilità, diciamo, di attraverso dei provvedimenti, di far valere quello che nella società sembra comunque non trovare una perfetta corrispondenza, soprattutto in alcuni periodi specifici. In qualche modo è anche il discorso che abbiamo fatto prima rispetto al codice etico. Vi sono dei momenti nei quali vanno adottati e messi in campo degli strumenti che le evoluzioni della democrazia e della società pretendono con più forza. E questo che noi viviamo nel presente è uno di questi momenti. Tanto che leggiamo sulle cronache locali che solo qualche giorno fa uno studente di fronte a un istituto superiore di Tivoli è stato picchiato dai militanti di Casa Pound, così come da lui dichiarato in un'intervista dalla quale attingo diciamo, per rappresentarvi questo fatto. A lui va la solidarietà di tutta questa nostra città e credo anche per a nome mio, senza dubbio, dell'amministrazione. Noi ci troviamo nel momento nel quale sembra un fatto di opinione considerarsi fascisti e razzisti, di un'opinione garantibile dalla democrazia e dalle sue regole, arrivando al paradosso che quella democrazia e quelle regole che ancora i fascisti continuano ben presenti a osteggiare nella pratica quotidiana siano paradossalmente la garanzia di potersi ancora manifestare come tali nella società. Siamo al paradosso che sono loro, le organizzazioni neofasciste e neorazziste, a richiamare quei valori che contrastano a garanzia del fatto che possono ancora manifestarsi tali. Quindi siamo in un momento di una grandissima confusione che ha bisogno che alcuni paletti rivengano messi e con una certa puntualità e precisione. Io credo che negare il diritto a un'associazione di poter occupare un solo pubblico e manifestare liberamente il proprio pensiero
nel caso in cui non si riconosca con una dichiarazione allegata a quella richiesta d'occupazione del suolo pubblico nei valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo, sia un dovere di un'amministrazione quantomeno come la nostra. E poi mi spingo a dire anche, diciamo, delle istituzioni di questo nostro paese. E io ritengo che se poi alcuni a parole o nei simboli dicono di non richiamarsi più a quella tradizione e poi nel momento in cui viene sottoposta, come la mozione impegna a fare, un documento che glielo faccia dichiarare, non se la sentono di farlo, il problema finisce di essere il nostro e comincia a essere il loro. Anche un'organizzazione dell'estrema destra più conservatrice ha diritto a manifestare le proprie opinioni in un comune come il nostro, perché io non ritengo che in quel quoziente di conservazione vi sia automaticamente fascismo. Nel momento in cui ha difficoltà a dichiararlo, lo sta dicendo da sé, che però, diciamo, sotto quel fascismo c'è. E che lo dichiari, secondo me, e si pretenda che lo dichiari, ed è giusto, questa è una delle piccole parti delle quali, dialogando con il consigliere Del Cello e trovandoci subito d'accordo, ho inciso, e fare in modo che immediatamente noi interveniamo per fare in modo che nei regolamenti, e non gradualmente, nei regolamenti questo sia previsto. Che cosa c'è poi anche come dato che noi dobbiamo salvaguardare? Un altro, e cioè il pippotto che inizierà rispetto ad altre forme che comunque nella storia si sono affermate come antidemocratiche. Noi stiamo parlando di un fatto nella storia d'Italia che come regime è durato 20 anni. Che si chiamava fascismo, era un regime autoritario, che è stato connivente con altre organizzazioni criminali come il nazifascismo, diciamo, tedesco, o diciamo, l'altrettanto modello fascista attuato da Franco in Spagna e in altre parti dell'Europa continentale, dell'est Europa, che ha avuto delle caratteristiche, ha fatto X milioni di morti, ha negato X numero di diritti e che oggi trova ancora degli adepti, dei prosecutori, dei diffusori di quella ideologia. Questo fatto, per quanto riguarda il nostro paese, è stato un fatto nazionale, un periodo storico, con delle precise responsabilità e delle precise azioni. Noi siamo contro tutto quello, non estesamente, diciamo, contro la dialettica democratica, contro quello che è stato rifiutato dalla nostra Costituzione, che è nata proprio dalla lotta che ha, diciamo, scardinato quel sistema e l'ha fatto rifiutare al Paese. Quindi altre interpretazioni rispetto a tutto quell'altro che si potrebbe vietare sono strumentalizzazioni. Io lo interpreterò come tali. Noi stiamo parlando di quello, dell'ideologia fascista, del razzismo, della xenofobia, che debbono essere scardinate, diciamo, sradicate dalla nostra società. Certamente con la cultura, certamente con lo studio, certamente con il dibattito appassionato, certamente all'interno di un contesto democratico, certamente con la promozione presso le nuove generazioni, come fa la sezione Ampi di Monterotondo e anche la nostra amministrazione, sia collaborando ma sia con un'azione autonoma nelle scuole, ma certamente anche con le regole, regole che non inventiamo noi, che portano addirittura nomi come la legge Scelba, diciamo, che paradossali in qualche modo, ma che esistono. Ora io vedo in questa fase, in qualche modo, nella prassi, fino a qualche tempo fa, ci siamo in qualche modo abituati a convivere con la violazione di queste leggi. E vedo, e lo registro come un fatto invece positivo, ed è giusto richiamare la proposta di legge e l'introduzione del 293 bis del codice penale rispetto all'apologia di fascismo, che è una proposta di legge che ora è in discussione al Senato, una crescita di consapevolezza nel Paese sempre più forte, non solo nella mobilitazione a contrasto di questo fenomeno e a promozione di altre pratiche di democrazia, ma anche di legislazione in questo senso, che riprecisi il solco entro il quale noi dobbiamo muoverci.
Quella conquista non vale per sempre. Quella conquista non vale per sempre. È dietro l'angolo, di fronte al silenzio dell'intelligenza, al silenzio della democrazia e della storia, il fatto che si riaffermi attraverso delle forme che non sono sempre decifrabili e che alle volte assumono i connotati di movimenti, una volta in difesa dei cani, una volta in difesa degli alberi, una volta in difesa dei diritti dei cittadini, una volta sotto le vesti di un CAF, ma che hanno dentro poi il tentativo di riradicare nella società attraverso il servizio, e ho fatto riferimento solo a quello che, dove oggettivamente c'è, diciamo, questa pratica, riradicare nella società una cultura, che è la cultura fascista. Non a caso noi, oltre ad approvare questa mozione, facciamo del servizio di banco alimentare, di assistenza ai più bisognosi, di corrispondenza di un'amministrazione comunale rispetto ai sensi di disagio di una comunità, un fatto comunale, di servizio cittadino alle persone, e non un fatto, diciamo, propagandistica elemosina. E lo facciamo da qualche tempo, dando sede in questo palazzo comunale. Lo inaugureremo l'11 dicembre alla presenza dell'assessora Visini, anche se già, diciamo, funziona, dando un senso a questi nostri principi con delle azioni che facciano capire che si possono occupare le istituzioni formalmente, bene, in maniera organizzata e disciplinata all'interno del solco tracciato dalla nostra Costituzione dei problemi delle persone, e non quelli che sui problemi delle persone costruiscono la popolarità che serve a riradicare nella società dei principi, che sono quelli dei saluti romani, delle leggi razziali, delle guerre, dei campi di concentramento, dei treni piombati, dei rastrellamenti, dei confini, delle uccisioni a tradimento, degli accoltellamenti e quant'altro. Ora, questa è una precisa scelta di campo, non è nuova per noi, ne segue tante altre, ma ci connota ancor più profondamente in questo contesto qui che noi viviamo oggi, nel quale c'è bisogno di prendere delle posizioni che sappiamo possono essere sottoposte a tante eccezioni, ma che noi dobbiamo avere la forza di affermare in questa società. Noi non viviamo, e concludo, e non amministriamo solo per riparare un marciapiede, per rifare una strada, per pianificare una nuova scuola, eppure quello sono tutti i compiti ai quali dobbiamo assolvere con grande attenzione, ma anche per incarnare nella nostra azione i valori di un testo al quale noi giuriamo di ispirarci nel momento in cui otteniamo e ricopriamo questi incarichi, che è la Costituzione italiana. La Costituzione italiana regola, è la matrice e la madre di tutte le nostre istituzioni e del loro funzionamento, soprattutto, dicevo, in maniera colpita e chiara nei suoi principi fondamentali. Noi non possiamo ignorare che ogni volta che ci riteniamo italiani, che ci riempiamo la bocca del nome di patria, quella patria e quel senso di italianità portano un nome e cognome. Il nome è Resistenza, il cognome è Costituzione della Repubblica Italiana, e il solco e la famiglia nella quale queste due personalità si affermano è quello della Repubblica Democratica, la nostra Repubblica Democratica. Fuori da questo possono esserci opinioni, dentro questo possono esserci divergenze di opinioni, ma non il fascismo, che deve essere debellato dalla nostra società, perché questa era la missione che ci si era dati. Attraverso quali forme? Tutte quelle che vi ho elencato, e attraverso le azioni, non dobbiamo andare a fare a tortorate in giro per le strade, ma gli strumenti che abbiamo come istituzioni li dobbiamo mettere in campo, gli strumenti che abbiamo come movimenti politici e partiti politici li dobbiamo mettere in campo, gli strumenti che abbiamo come promotori di cultura democratica, repubblicana, di dialogo e di convivenza tra le persone, di accettazione delle diversità, li dobbiamo mettere in campo, perché tutto questo contrasta il fascismo, e a questo serve, diciamo, una medaglia che onora un gonfalone, non solo, diciamo, a un titoletto su Wikipedia, non solo nella dicitura che può accompagnare l'ingresso in una città, come è decorata e come non è decorata, ma anche a ispirare le nostre azioni. Io credo che questa mozione vada perfettamente in questo senso.
soprattutto perché non è un provvedimento isolato e soprattutto perché si inserisce in un solco di militanza di questa città dalla parte giusta e di contrasto di tutto quello che si è radicato e si è tentato di radicare avendo matrice nella parte sbagliata. Ci sono delle cose che oggettivamente vanno ricapitolate per quelle che sono. Noi dobbiamo sempre avere in questa città, al di là del fatto che ne siamo amministratori o meno, la forza di affermarlo questo principio. Grazie. Consigliere Calabrese, prego. Grazie Presidente. Nel mio intervento anticipo anche il nostro voto favorevole. È chiaro che non si può, almeno dal nostro punto di vista, non condividere i principi e i valori che questa mozione presenta. Credo che sia singolare che ci troviamo ad affrontare un periodo storico in cui ci sentiamo anche in qualche modo costretti, sia moralmente ma anche concretamente, a dover fare memoria di quello che è stata la storia del nostro Paese. E credo che questo ci debba chiamare ad una profonda riflessione rispetto a questo e chiamare anche alla responsabilità di essere modello soprattutto per le nuove generazioni o comunque testimonianza. La nostra Costituzione è una Costituzione antifascista e c'è un motivo, racconta la nostra storia e su di essa sono fondati i nostri principi come Paese. Credo che questo è un valore che noi come amministratori, ma anche come cittadini, dobbiamo avere il coraggio di portare avanti. È chiaro che come amministratori abbiamo degli strumenti in più per affermare, anche concretamente con delle azioni, quello in cui crediamo. Quindi appunto il nostro voto sarà favorevole a questa mozione. Grazie. Grazie. Consigliere Verone. Anch'io intervengo per comunicare comunque il mio favore alla mozione, anche perché comunque sono stato nel momento in cui il collega Del Cello me l'ha prospettata, me ne sono fatto carico automaticamente firmandola diciamo subito e anche portando poi all'attenzione anche di tutti i colleghi, come tra l'altro penso che abbiano notato tutti quanti, che ormai questa piaga abbia raggiunto anche dei campi che comunque alla mente umana non dovrebbero nemmeno prospettarsi, nel senso che comunque quando interviene questa cultura fascista anche nello sport, in pratiche dove comunque dovrebbe esserci la leggerezza più estrema dell'essere umano, insomma comincia a essere davvero motivo di preoccupazione e comunque come è successo poi ultimamente anche se poi comunque è stata definita una gugliardata e mi riferisco al fatto di Anna Frank. Quindi comunque sono favorevolissimo a tutte le azioni poi che comunque anche le istituzioni dovrebbero ancora di più, il Comune di Montrolondo comunque lo fa già di suo anche per quanto riguarda le scuole, a favorire ancora di più eventi che possano far conoscere anche ai ragazzi di oggi tutto ciò che questo momento storico ha portato, insomma. Grazie. Non ci sono richieste di intervento, la discussione è finita, possiamo porre in votazione l'ordine del giorno. È chiusa la votazione. Presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità. Passiamo alla terza mozione, protocollo 48867, Fiscal Compact, consigliere Del Cello, prego. Grazie Presidente. Allora, prima così en passant ho ripreso una cosa di Marx e Engels su uno spettro che si aggira per l'Europa, ma ha colpito anche perché un articolo sul Fiscal Compact di un peraltro
non certo estremista commentatore, si occupa di economia, Massimo Riva, iniziava un suo articolo di qualche settimana fa con questa dicitura: un ingombrante spettro si aggira per l'Europa, tutti ne sono consapevoli, nessuno ama affrontarlo a viso aperto. Finora lo si è esorcizzato con una varietà di espedienti, ma adesso si rischia che diventi ospite permanente nella vita dell'Unione, e si parla del fiscal compact. Allora, credo che probabilmente tutti siamo più o meno informati di cosa stiamo parlando, anche perché sono aspetti che discendono poi dall'Unione Europea, quindi l'impostazione dell'Unione Europea poi, come dire, informa la nostra politica economica e anche quella degli enti locali. Comunque, a partire dal 2013 è stato approvato un accordo sottoscritto da 25 su 28 Stati membri e denominato Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria, meglio conosciuto appunto come Fiscal Compact, entrato in vigore per l'appunto al 1 gennaio 2013. Si inserisce anche in una serie di pacchetti, vengono proprio chiamati non a caso Six Packs piuttosto che Two Packs, e si riferiscono un po' a quello che sono i valori cardine da cui discende la politica economica europea. E hanno impresso una svolta, appunto, tutti questi provvedimenti, e il Fiscal Compact da ultimo porta, come dire, a estrema conseguenza le politiche economiche dell'Unione Europea, con l'affermarsi di misure che fanno riferimento, diciamo, a livello di cultura economica, di scuola economica, sicuramente al liberismo, e fondate su un paradigma di austerità contabile estremamente rigida. Col Fiscal Compact questi pacchetti, che partono da Maastricht, conosciamo i vari vincoli rispetto a deficit e debito di bilancio, rendono ancora più stringenti tali politiche di austerità, imponendo una regola per cui il debito di ogni paese deve rimanere o ritornare al di sotto del 60% entro i prossimi 20 anni, la qualcosa comportando tagli alla spesa pubblica pari ad oltre 50 miliardi di euro l'anno per i prossimi 20 anni. E questo è anche il motivo, aggiungo, per cui finora quanto previsto dal Fiscal Compact non è stato di fatto ancora affrontato, nel senso si è proceduto attraverso una serie di deroghe, perché probabilmente questa roadmap che dovrebbe portare in 20 anni a diventare virtuosi, probabilmente tra 20 anni ci avrà ucciso. Considerando che il Fiscal Compact ha aggiunto per gli Stati contraenti l'obbligo stringente di inserire una regola aurea, che è appunto il pareggio di bilancio, nel proprio diritto interno, preferibilmente a livello costituzionale, come il nostro Paese si è affrettato a fare con la legge del 2012, la 243, quindi prima ancora che entrasse in vigore noi avevamo già adempiuto a questa cosa preferibile e l'abbiamo preferita. Allora, essenzialmente, fortunatamente, la ratifica di questo Fiscal Compact a livello di trattati europei, che ci sarà entro la fine dell'anno, è stato richiesto dall'Unione Europea di un periodo di riflessione su quelli che erano stati, il funzionamento di questo meccanismo, e quindi subordinare il passaggio al vincolo, a un codice vincolante, attraverso una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione. Allora, che cosa ci dice questa esperienza dal 2013 ad oggi? Diciamo tre lezioni principali. La prima: nessun paese di peso, ad eccezione della Germania, è riuscito, non dico a raggiungere, ma nemmeno ad avviare un processo operativo che con dei risultati che sia nella direzione del fatidico pareggio di bilancio. La seconda: la flessibilità che dicevo prima, praticata dalla Commissione di Bruxelles,
nell'esame dei singoli bilanci nazionali è stata indispensabile per consentire e salvaguardare quel minimo di sviluppo economico che abbiamo avuto in questi anni, senza quindi la flessibilità, ma con l'applicazione rigida di questi meccanismi, praticamente in Europa non ci sarebbe stato sviluppo, quel poco sviluppo che c'è stato. La terza, la liquidità immessa, questa è la terza lezione, immessa dalla BCE attraverso quello che viene chiamato tecnicamente il quantitative easing di Mario Draghi, che è stato quanto ha consentito appunto di sviluppare un po' il paese. Se non ci fosse stata una politica assolutamente, come dire, di denaro facile, viene chiamata, da parte della BCE, probabilmente i paesi europei, l'economia dei paesi europei, ad eccezione della Germania, sarebbero collassati. Possiamo toccare, come dire, quantificare anche un po' i risultati di questa, che traiamo da questa lezione. Le misure di austerità applicate in questi anni hanno già provocato enormi danni sociali, con un forte aumento della povertà assoluta, 4,7 milioni di persone, e della povertà relativa, 8,4 milioni. E la messa in discussione di diritti primari come il lavoro, 37% di disoccupazione giovanile, la salute, 12 milioni di persone che rinunciano alle cure, e l'istruzione, 15% di abbandono scolastico. Noto a margine che tutte queste cose fanno riferimento a una serie di indicatori, quello dell'occupazione, quello del diritto alla salute, eccetera, eccetera, sono peraltro contenuti negli stessi trattati europei. I trattati di Lisbona impongono il raggiungimento di una serie di obiettivi, oltre a quelli contabili, che poi non vengono rispettati a causa degli stessi vincoli contabili. Quindi c'è una specie di loop, come dire, metodologico da parte della Commissione europea, che ti chiede di fare cose che tra loro sono incompatibili. Però questa cosa non è che solo a livello europeo o nazionale. Noi abbiamo scontato, e ne sono testimone con le sessioni di bilancio a cui ho partecipato, al fatto che queste misure di austerità, questa regola aurea del pareggio del bilancio, sono stati essenzialmente, hanno visto come principali vittime gli enti locali. Quindi gli effetti di queste politiche sono stati scaricati essenzialmente su amministrazioni come la nostra, attraverso il patto di stabilità interno, i tagli ai trasferimenti erariali, i tagli lineari delle spending review, fino a minarne la primaria funzione pubblica e sociale di ente di prossimità per i servizi ai cittadini. Ho annoiato già diverse volte questo auditorio, ma ricito: tra il 2010 e il 2015, secondo la CGA di Mestre, sono stati tagliati 25 miliardi di trasferimenti agli enti locali. Per scendere poi ancora più giù e vedere come è andata a noi, dei dati che mi sono stati forniti dall'ANCI quantificano in 5 milioni di euro il taglio che il Comune di Monterotondo ha avuto tra il 2010 e il 2015. Questo è stato il prezzo che abbiamo pagato al patto di stabilità. Fiscal Compact, quindi, l'articolo 16 del Fiscal Compact prevede che entro il 31 dicembre 2017 i parlamenti nazionali siano chiamati a valutare l'efficacia o meno di detto accordo, prevedendo, in caso di positiva valutazione, un suo inserimento a pieno titolo nei trattati europei. L'inserimento nei trattati europei, come sapete, è, come dire, sovraordinato a qualsiasi normativa nazionale, e quindi, come dire, ce lo teniamo scritto nella pietra. Visto che in caso di inserimento a pieno titolo dei trattati europei, il Fiscal Compact godrebbe di una posizione di primato sull'andamento, sull'ordinamento giuridico italiano, rendendo irreversibili le politiche liberiste di austerità previste nello stesso Fiscal Compact. Allora, vado a chiudere. Che cosa chiede questa mozione? Essenzialmente impegna il Consiglio Comunale a chiedere al Parlamento di dare un giudizio essenzialmente negativo sugli effetti del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell'Unione Europea e dell'Unione Economica e Monetaria, meglio conosciuto come il Fiscal Compact, ritirando contestualmente l'adesione del nostro Paese e comunque impedendo che venga incardinato nel diritto dell'Unione Europea, conferendogli quel primato di diritto comunitario che lo renderebbe irreversibile. Chiederemo al Parlamento, punto B,
di avviare in sede europea nelle istituzioni della società una discussione ampia per la revisione e il superamento di tutti i trattati e regolamenti, a partire dal patto di stabilità e crescita e dal pareggio di bilancio in Costituzione, che hanno impresso una svolta alle politiche dell'Unione Europea e che hanno scaricato la gran parte delle misure liberiste e di austerità, gran parte delle misure liberiste e di austerità sugli enti locali. Impegna il Sindaco ad inoltrare quest'ordine del giorno alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, a inoltrare quest'ordine del giorno all'ANCI, sollecitando a prendere analoga posizione, ad informare la cittadinanza sulle motivazioni del presente ordine del giorno. Infine, due considerazioni conclusive in parte personale. Riprendo sempre quello che scrive Massimo Riva, per dire, allora, non vorrei che questa mozione fosse interpretata come una mozione anti-europeista o anti-euro, esattamente il contrario. Io credo che questa politica economica europea sta minando alle basi i riferimenti di coesione sociale all'interno dell'Unione. L'Unione Europea ha 33 milioni di disoccupati e la piena occupazione dovrebbe essere il criterio guida di qualsiasi politica economica, diciamo, progressista, per non dire di sinistra. Quindi scontiamo sicuramente anche l'indirizzo politico che ha avuto l'Unione in questi ultimi anni, ma comunque è una cosa che sta creando una serie di problemi anche a livello appunto di coesione sociale. Forse, senza fare un collegamento troppo stretto, ma quello che sta succedendo anche a livello, penso alla mozione precedente, in tutti i paesi dell'Est Europa, ma anche nei paesi del sud del Mediterraneo, in termini di recrudescenza, forse è anche uno degli effetti di questa disgregazione sociale e dei costi sociali che le politiche europee ci stanno imponendo. L'errore, dice Massimo Riva, consiste nel ritenere, quasi 4.000 anni dopo il codice di Hammurabi, che sia ancora possibile imprigionare l'esercizio della politica economica all'interno di schemi come il pareggio e il bilancio che abbiano la fissità astratta e prevaricante di una divinità unica e indiscutibile. Aggiungo una seconda considerazione personale e anche una citazione, forse ancora più autorevole. Allora, il fiscal compact e le politiche di bilancio europee, qualcuno ha detto, sono la morte della politica economica. Ho l'impressione che siano la morte della politica tout court. E vorrei citare, io ho avuto immeritatamente un maestro proprio di politica economica, che è il professor Federico Caffè, tanto per avere un'idea, quello che ha portato Keynes in Italia, e diceva: il mercato è una creazione umana, l'intervento pubblico ne è una componente necessaria e non un elemento di per sé distorsivo e vessatorio. E poi ammoniva, direi profeticamente, che al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili. Direi che anche molto profetico, considerato che questa citazione è del 1985, quando il fiscal compact non era neanche alle liste. Vi ringrazio. Grazie consigliere Del Cello. Consigliere Perrone, prego. Sì, allora, io volevo intervenire, sarò molto breve. Sicuramente non è il mio, sarà un intervento molto elevato come quello del collega Del Cello, però è ridotto più alla situazione che ho potuto notare in questi 3 anni e mezzo di mandato come consigliere. Sinceramente ho visto che fatta salva l'oculatezza che comunque ogni tipo di amministrazione debba tenere nello sperpero di denaro pubblico, questo tipo di appunto di fiscal compact, questo tipo di ristrettezze, a mio avviso sta soffocando un pochino tutto ciò che ha sempre riguardato, soprattutto anche per un
questo caso per il Comune di Monterotondo, le politiche sociali, le politiche educative e tutto ciò che riguarda la cultura, perché comunque ha limitato moltissimo le azioni intraprese in queste direzioni, e sinceramente è un grande rammarico. E poi ecco, come diceva Roberto, fenomeni come quello di cui abbiamo parlato prima nella mozione precedente nascono poi dalla mancanza di alcune mancanze, anzi da alcune mancanze che potrebbero essere individuabili in queste politiche che ho citato prima. Grazie. Grazie consigliere, prego sindaco. Grazie presidente. Io ritengo, diciamo, la mozione del consigliere Del Cello, diciamo, utile a portare in quest'aula una discussione, un dibattito rispetto alle politiche d'austerità. E, incompleta, ma questo dipende dalle nostre diverse collocazioni politiche e probabilmente anche dall'esito che immagina lui per la mozione e io per un'eventuale mozione, rispetto ad alcune affermazioni e precisazioni. Cioè, io avrei ritenuto completa una mozione che avesse però anche fatto il punto su quanto oggettivamente in questi anni, rispetto alle misure verso la povertà assoluta e verso il lavoro, soddisfacenti o meno, più secondo me e più unanimemente riconoscibili in termini di misure per la povertà assoluta, siano state fatte nel nostro paese in questi anni. 25 novembre. E questo secondo me, diciamo, è un punto che, mancando nell'analisi, fa connotare, diciamo, la mozione su un obiettivo, a mio parere, che non è quello nel quale comunemente potremmo riconoscerci. Perché fa puntualmente riferimento a un periodo di grandi strette, di grandi anche involuzioni rispetto al ruolo della comunità europea, della finanza europea, delle istituzioni europee, che hanno deliberato in maniera restrittiva rispetto a alcuni fatti poi di economie nazionali, diciamo, omettendo di ragionare sulla comunità europea e sull'Unione Europea, anzi nei modi in cui anche tu auspichi che si debba ragionare e che riconosci utili, ma diciamo evita di entrare nel merito, quindi nel merito di accennare a un dato che avrebbe potuto più serenamente, secondo me, far valutare la mozione come approvabile, almeno da me, e poi capiremo la sua disponibilità a rivederla nel caso in cui ci fosse, se ritiene che ne valga la pena. Rispetto alla richiesta poi di Parlamento di avviare in sede europea, nelle istituzioni e nella società, una discussione ampia per la revisione e il superamento di tutti i trattati e regolamenti, a partire dal patto di stabilità e crescita, dal pareggio e bilancio in Costituzione, sono d'accordo. Rispetto al punto A, della richiesta al Parlamento di dare un giudizio negativo su tutta questa serie di strumenti, ritengo che noi potremmo esprimere la sollecitazione di questo Consiglio Comunale con altro lessico, fissando altri obiettivi e in una relazione diversa tra il nostro Consiglio, diciamo, e l'istituzione alle quali andiamo a comunicare questa nostra posizione. Non sarei in grado di ricapitolargliela, ma sicuramente non rinunciando al fatto di sottolineare che il diritto, diciamo, chiamato il diritto comunitario, che renderebbe irreversibile il trattato della stabilità, sulla stabilità, coordinamento e governance dell'Unione Economica e Monetaria, vada comunque sottolineato alla luce delle scadenze del 31 dicembre 2017, non nella forma che io ritengo, in un rapporto tra comunicazione istituzionale sostanziale, che il consigliere ha espresso.
Inoltre ritengo che su parte di queste restrizioni noi, pur tra mille sofferenze, dobbiamo sviluppare un altro filone di dibattito, che è quello della tendenza che era in atto e che alcune misure comunque hanno invertito. Certamente questa sofferenza, questa tendenza, l'inversione di questa tendenza si è riversata sulle nostre finanze, però al di là del taglio dei trasferimenti per misure specifiche e al di là del fatto non richiamato dell'integrazione invece di alcuni trasferimenti e di alcuni fondi di politiche che sono un fatto sia regionale che nazionale degli ultimi anni, rispetto a quelle misure che velocemente richiamavo, c'è anche un fatto che è vero che noi viviamo una sofferenza dettata dal modo di spendere le nostre risorse modificato, ma è vero anche che in generale questo modo andava modificato e che allinearsi a un principio per il quale, pur tra mille sofferenze e privazioni relative, se misurate rispetto alle politiche di investimento e gli enti locali negli ultimi anni, questo ha prodotto che i comuni finalmente spendono, anche lì con molte restrizioni, quello che effettivamente possono spendere e che si indebitano per una quota che effettivamente possono sostenere e che lavorano sul recupero dei crediti che oggettivamente possono recuperare e che cancellano i residui che oggettivamente possono cancellare dal punto di vista attivo e che appostino anche lì, creando grandi sofferenze nel momento di composizione dei nostri bilanci, quelle riserve che permettano garanzie rispetto alla mancata riscossione di questi crediti, oggettivamente ritengo un fatto positivo che radicano nel Paese un'inversione di tendenza rispetto alla spesa pubblica che per troppo tempo non abbiamo saputo in qualche modo far configurare. E cioè evitano quelle condizioni per le quali noi, fino a anni recenti, ci siamo dovuti, siamo trovati a pagare mutui sottoscritti 30-40 anni fa per la realizzazione di opere pubbliche, se non forse qualche, esagerando magari di qualche anno, ma più o meno credo di aver, cerco un po' il conforto di Tonino, centrato in alcuni punti questa cosa. E quindi io ritengo che l'impegno debba essere sottoscritto su molte altre cose, compresa questa ultima che ho detto, e a riragionare complessivamente sulle politiche economiche di composizione dei nostri bilanci, del bilancio dello Stato, che ci stanno investendo, ma per alcune parti riallineando anche i nostri standard. In sintesi, ritengo che questa mozione, che evidentemente il consigliere Del Cello, sia conoscendolo ma dandolo per scontato per ciascuno di voi, ha portato consapevolmente in questa forma qui, non può ottenere il mio sostegno e il mio voto. Nella forma di un impegno a valutare nel complesso queste politiche, ad avviare un discorso più consapevole all'interno delle associazioni dei comuni, che comunque vi invito a vedere che questo discorso lo affrontano e lo hanno affrontato e anche redigendo delle buone, fino a qualche tempo fa, proposte all'interno di un'interlocuzione di rivendicazione molto stretta con gli organi di governo e con le nostre camere. Su aspetti molto più complessi e sinceramente limitare l'impegno che noi chiediamo al Parlamento, ritenendo, per quanto mi riguarda, che chiedere al Parlamento di avviare in sede europea nelle istituzioni della società una discussione ampia per la revisione e il superamento di tutti i trattati e regolamenti sia un compito che possiamo far nostro. Di chiedere al Parlamento, il punto A, e in quei termini un compito che non mi sento assolutamente di far mio, è di non perfezionare queste premesse riconoscendo la,
la strada che si è tentato di invertire dal punto di vista degli investimenti su alcuni temi che sono quelli che ricapitolavo, non tenendo conto di una riflessione anche su, diciamo, tutti gli effetti dell'assenza, seppure con questa indicazione poi a sancirlo nella Costituzione, del pareggio di bilancio, degli effetti negativi che comunque anche, diciamo, in una maniera che secondo me non è trascurabile, hanno limitato. Tutto questo evidentemente non c'era nelle tue intenzioni, ecco perché, nella tua visione, ecco perché non mi spingo oltre nel chiederti di modificarla per renderla, anche perché non basto io, diciamo, basta farla approvare da me, perché magari molti altri saranno a favore e modificandola tu stesso magari potrai ritenere che la mozione non sortisce gli effetti originari. Ecco, non mi spingo oltre perché immagino che tutto questo sia pensato per essere rappresentato così a questo Consiglio. E rappresentato così non può ottenere il mio sostegno, nonostante ritengo che intelligentemente, come spesso ti capita, sempre ti capita di fare, ponga, diciamo, alla discussione sia nostra che all'approfondimento un po' delle nostre comunità un tema, diciamo, molto serio e che non dobbiamo rassegnarci a ritenere appannaggio solo di scelte di organi che alle volte, diciamo, sulla base dei giusti calcoli condizionano anche e orientano anche delle scelte politiche che spesso si trovano costrette a muoversi all'interno dei binari, degli alvei che solca e che struttura la finanza, diciamo, senza la possibilità di determinarli fino in fondo. Grazie. Non ci sono richieste di intervento. Prego, consigliere Del Cello. Sì, non essendoci altri interventi, rispondo in particolare a quello che con la sua consueta cortesia e intelligenza il sindaco, diciamo, le indicazioni di eventuali riflessioni su carenze, cose che mancano in questa. Però credo che ci sia una cosa da chiarire, anche proprio per l'impostazione che si è voluta dare. Allora, questa mozione non presuppone alcun giudizio di valore sull'operato del nostro governo nazionale, men che meno sul nostro operato, cioè definisce un quadro che rispetto a come il governo nazionale è intervenuto, una cornice, diciamo, si dice esogena, cioè esterna, su cui noi abbiamo fatto le nostre politiche nazionali e locali. Magari poi discutendo su come i governi nazionali in questi anni hanno affrontato il problema potremmo anche trovare delle divergenze, ma diciamo qui non si dà nessun giudizio né in un lato né nell'altro, anche perché non è di questo che stiamo parlando proprio del quadro esterno a queste politiche. Questo è tanto vero che rispetto a questa cornice esterna, noi praticamente, io ho votato tre bilanci su tre, nel senso che ho dato atto che pur in una serie di vincoli che ci venivano posti dallo Stato nazionale, ma per derivazione di una politica europea, noi abbiamo tenuto botta. Quindi, voglio dire, non avrei votato un bilancio se avessi ritenuto che questa amministrazione non aveva saputo operare all'interno di quella cornice nella migliore maniera possibile. Il problema è che questa mozione, il problema che questa mozione pone, e qui possiamo discutere sui toni e sui termini, ma la questione è questa, è se dobbiamo continuare a operare nei prossimi 20 anni all'interno di questa cornice, che non è una cornice, è una gabbia. Cioè, e finora, tutto sommato, in virtù di una serie di flessibilità, di deroghe, eccetera, eccetera, che ci hanno consentito di respirare, il futuro sarà in questa cornice ancora peggiore. Cioè, non ci aspettiamo miglioramenti. Se noi dobbiamo rientrare di 50 miliardi di riduzione di spesa pubblica all'anno,
questo paese collassa. Quindi è più un discorso non tanto di valutazione dell'operato del governo nazionale negli anni passati in questa, o come noi ci siamo mossi, e come noi ci muoveremo in futuro. Cioè i prossimi bilanci, dato questo schema, saranno un bagno di sangue, ancora di più di quanto già lo sono stati. Quindi il problema che questa mozione diciamo pone al Parlamento, umilmente, sommessamente, è che praticamente non è un problema se la ricetta deve essere data con qualche dose aggiuntiva, è che la ricetta è sbagliata, la ricetta sta ammazzando il paziente. Ripeto, in Europa ci sono 33 milioni di disoccupati, questa cosa dal punto di vista sociale non è gestibile. Non ci stupiamo che in Polonia ci siano le camicie brune, perché è esattamente in questo contesto che queste forme di estremismo, di rigurgi, di fascisti eccetera prendono, perché la gente si sente abbandonata, l'Europa viene vista come un meccanismo bestiale che praticamente blocca e cristallizza qualsiasi possibilità di fare politica. Parliamoci chiaro, noi andiamo a votare, ma poi di fronte a uno schema del genere le nostre decisioni di voto saranno assolutamente irrilevanti, il rischio è questo, è solo veramente un allarme. Dopodiché possiamo discutere, Sindaco, se chiediamo al Parlamento di dare un giudizio negativo o chiediamo al Parlamento di pensarci bene. A me andrebbe anche bene una formulazione di questo tipo. Pensateci bene, pensate a tutte le conseguenze, soprattutto pensate che state prendendo un impegno che sarà scritto sulla pietra e rispetto al quale nessuna richiesta di ulteriore flessibilità potrà essere concessa, perché quell'impegno è stato preso e ti potranno sempre dire non ti è richiesta nessuna, tu dovrai pagare 50 miliardi all'anno. Allora valutiamo se la formulazione di questa mozione è più o meno opportuna. Però, concluda, consigliere. Sì, sto chiudendo. Però francamente non è accusabile di essere, come dire, poco chiara, poco completa rispetto. Io qui non volevo discutere di come il governo. È chiaro che sono state fatte anche delle cose buone, ci mancherebbe, gli investimenti fatti sulla scuola, dico, è un fatto assolutamente positivo, ma non è di questo che stiamo parlando. È probabile che questi investimenti nel futuro non potranno essere fatti. Punto. Grazie. Prego, Sindaco, 3 minuti. Veloce. Meno. Sì, ma già aver motivato questa precisazione e aver, fatto al consigliere dichiarare quello che sì, si poteva vincere visto l'obiettivo della mozione, ma insomma, averla sentita circostanziata ancor meglio, forse è stato dato anche modo di precisarla ancor meglio rispetto agli obiettivi, al di là di quello che già si poteva vincere leggendola. E io dico che forse anche alla luce di questo, far impegnare il Consiglio Comunale senza tante modifiche a chiedere al Parlamento e avviare in sede europea nell'istituzione della società una discussione ampia per la revisione e il superamento di tutti i trattati, sia l'impegno che, per quanto mi riguarda, contando uno come ciascun altro che valuta questa mozione all'interno di questo Consiglio, per quanto mi riguarda me la farebbe sostenere e condividere, non condividendo la necessità di un impegno che mi sembrerebbe difficilmente sostenibile e troppo precisabile in altri modi contenuto nel punto A. Però questa è una valutazione che lascio al proponente. Impegnarmi come consigliere a chiedere quello che c'è da chiedere nel punto B, alla luce sia delle premesse sia delle precisazioni del consigliere Del Cello, è una cosa che mi trova d'accordo. Allora, la discussione è finita, possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno. Allora, annulliamo la
la votazione, aspettiamo un attimo. No, vabbè, allora ci sono due motivi per cui questa cosa, se va al prossimo consiglio, come dire, vi saluto e grazie. Quindi cercherò di stringere, mi perdoneranno i consiglieri. Allora, io il punto A lo lascerei e lo riformulerei, e posso anche fare un tentativo proprio a botta calda di dire: chiediamo al Parlamento di approfondire e valutare gli effetti del trattato, togliamo il valutare, approfondire gli effetti e valutando la nostra adesione a, cioè, voglio dire, non chiediamo una decisione, chiediamo che la decisione sia, come dire, consapevole. Noi chiediamo che ci sia consapevolezza da parte di, in questo caso, del Parlamento, che è il massimo organo decisionale, di, cioè, vabbè, ok, cioè, questa è la proposta, però francamente lasciare solo il secondo punto è, come dire, è ammazzarla, nel senso, cioè, no, non chiediamo di dare un giudizio negativo, perché in realtà sembra che ci stiamo sostituendo al Parlamento. Chiediamo al Parlamento di valutare con attenzione, tenendo magari anche conto degli effetti sugli enti locali, che voglio dire. Allora, vabbè, la proposta è quella di, più o meno il senso si è capito, adesso posso anche buttarla giù, però insomma, se quello che in qualche modo rende incompatibile un voto favorevole è il giudizio negativo, io sono d'accordo a toglierlo e modificarlo. Sì. Un attimo di pazienza che corregge il dispositivo. Allora, per cortesia consiglieri, concludiamo, prego. Questa però aperta a qualsiasi ulteriore modifica. Il punto A diventerebbe: a chiedere al Parlamento di approfondire, potrebbe essere di operare un approfondito dibattito sugli effetti del trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell'Unione Economica e Monetaria, meglio conosciuto come Fiscal Compact, valutando contestualmente l'adesione del nostro Paese. E qui, rivalutando l'adesione, rivalutando l'adesione del nostro, che renderebbe tale provvedimento incardinato nel, capito? Irreversibile, giusto? Sì, allora le modifiche sono: va via di dare un giudizio negativo, diventa di approfondire sugli effetti, eccetera, eccetera, valutando contestualmente l'adesione del nostro Paese, che renderebbe tale principio incardinato nel diritto dell'Unione Europea, conferendogli quel primato del diritto comunitario che lo renderebbe irreversibile. No. Allora, scusi consigliere, facciamo una cosa.
Allora, aspetti un attimo. Allora, lei la riscriva, passiamo alla discussione alla prossima mozione, dopo riformulato il testo la ripresenta e la votiamo successivamente, ok? Allora, adesso passiamo alla quarta mozione, che è mozione protocollo 48700, realizzazione di pavimentazioni antitrauma e percorso per rendere accessibile a persone diversamente abili il parco di via Bubozzi passeggiato al parco Arcobaleno Movimento 5 Stelle. Prego. Grazie Presidente. Certo, dopo due mozioni dove si è discusso insomma di argomenti di così grandi principi, tornare insomma, torniamo con i piedi per terra qui a parlare di quello che probabilmente ai cittadini di Monterotondo interessa ancora più ampiamente. Allora, questa è una mozione in cui chiediamo un piccolo intervento dove sia garantito, se non l'inclusività, almeno l'accessibilità in due dei nostri parchi, il parco di via Bruno Buozzi, il parco in passeggiata e il parco Arcobaleno. Nel Consiglio Comunale del 9 ottobre 2014 è stata approvata una mozione per la realizzazione dei parchi di giochi inclusivi. In quella mozione la maggioranza, all'unanimità, questo Consiglio si impegnava alla realizzazione di un parco inclusivo entro la fine della consigliatura, quindi entro il 2019. Da quella mozione nel nostro territorio diverse associazioni sensibili al tema hanno avviato un processo virtuoso che ha portato autonomamente alla realizzazione di un primo step di un parco giochi inclusivo 0-6 anni. Nel dicembre 2015 noi come Movimento 5 Stelle con l'associazione Tutti in Gioco abbiamo avviato una raccolta fondi per acquistare almeno un gioco inclusivo da installare in uno dei parchi giochi della nostra città. Quindi questo voleva essere un segnale e quindi un'azione fattiva affinché questa mozione trovasse una realizzazione. Allora, con i soldi raccolti da questa iniziativa abbiamo comprato quindi due seggiolini che sono stati installati in due parchi giochi della nostra città. Ora, verificato che in questi parchi non risulta sempre presente la pavimentazione antitrauma, che è necessaria in quanto i giochi sprovvisti non sono a norma di legge, e inoltre purtroppo tutti i giochi non risultano inaccessibili da persone diversamente abili. Quindi noi chiediamo a questa amministrazione un primo passo verso un ridisegno dei nostri parchi. È chiaro che quello che andrebbe fatto è una revisione completa dei parchi giochi della nostra città, ma ci rendiamo conto che anche i fattori economici molto spesso ci vietano di dare atto anche a delle mozioni e dei buoni propositi che ci prefiggiamo. Quindi noi chiediamo a questa amministrazione un segnale e di verificare la possibilità di realizzare all'interno dei parchi sopracitati percorsi e pavimentazioni che permettano la fruibilità del parco a bambini con diversa abilità. Grazie. Grazie consigliera. Chi è che deve intervenire? Nessuno? Consigliere Cenciarelli, prego. Volevo solo chiedere se si poteva anche aggiungere sull'impegno il discorso della programmazione, della progettazione futura degli eventuali parchi, di prevedere
percorsi per creare ogni parco di Montrodondo futuro un parco inclusivo, cioè nel senso non so come aggiungerlo. Va bene, ok, perfetto, grazie. Abbiamo votato in precedenza una mozione che prevede la realizzazione di un parco inclusivo. Allora, possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno? Salvatori? Del Cello? Del Cello deve votare? Favorevole. È chiusa la votazione. Presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, l'ordine del giorno viene approvato. Del Cello è pronto con la riformulazione? Prego Del Cello. Eccolo. Allora, il punto A della mozione diventa... La proposta è a chiedere al Parlamento di approfondire gli effetti del trattato, qui rimane tutto com'è perché il trattato si chiama sulla stabilità, coordinamento e governo dell'Unione Economica, meglio conosciuto come Fiscal Compact, rivalutando, invece ritirando, l'adesione del nostro Paese a tale trattato che, se incardinato nel diritto dell'UE, lo renderebbe irreversibile. Una prosa un po'... però insomma il senso è quello, no, va bene, praticamente di fatto non chiediamo di approfondire e di rivalutare la decisione alla luce dell'approfondimento, perché gli effetti sarebbero quelli di... Sì. Allora, si impegna a chiedere al Parlamento di approfondire gli effetti del trattato Fiscal Compact, rivalutando l'adesione del nostro Paese a tale trattato che, se incardinato nel diritto dell'Unione Europea, lo renderebbe irreversibile. Vabbè, praticamente si chiede di fare un approfondimento sulla materia e sugli effetti del Fiscal Compact, di rivalutare l'adesione del nostro Paese a tale trattato che altrimenti diventerebbe irreversibile qualora incardinato nel diritto dell'Unione Europea. Questo è... Allora, il testo corretto alla Presidenza, per cortesia. Allora, il testo è questo: a chiedere al Parlamento di approfondire gli effetti del trattato, rivalutando l'adesione del nostro Paese a tale trattato che, se incardinato nel diritto, diviene dell'UE. Del diritto dell'Unione Europea lo renderebbe irreversibile. Ok, questa è la correzione. Tenga, segretario. Allora, possiamo mettere in votazione l'ordine del giorno? È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Presenti 17, votanti 16, favorevoli 16, contrari nessuno, l'ordine del giorno viene approvato, un astenuto. Allora, adesso c'è una richiesta praticamente da parte del consigliere Felici. Prego, consigliere.
proposito dell'ordine del giorno successivo, protocollo 48731, a scuola con il cibo portato da casa, Movimento 5 Stelle. Prego, consigliere. Volevo dire una cosa. Una richiesta da parte del consigliere Felici, prego. Se mi consentite, se no la dico. Su questa cosa che avete, questa mozione che avete discusso. Allora io in un certo senso dico che è importante che avete portato questa cosa in consiglio, questa mozione in consiglio. Che avete portato questa mozione in consiglio. La ritengo molto importante. E per quanto la riteniamo importante, e qualsiasi sia il risultato della votazione, ritengo che sia sbagliato, sia se questa votazione venga approvata, sia se non venga approvata. Per quale motivo? E spiego i motivi perché ritengo questa mia idea. Perché? Perché in primo momento penso questo, il panino a scuola. Io ho fatto le scuole tutte, ma le elementari, le medie, ma insomma le elementari, diciamo soprattutto, io il panino con la frittatina me lo portavo a scuola, cioè, e ce lo rubevamo pure gli altri compagni, quindi voglio dire, è una cosa che in un certo senso mi riporta anche un po' indietro. Però oggi le cose sono cambiate, sono molto diverse, non è più quell'epoca, quella stavamo parlando di un'altra epoca. Oggi mi viene da pensare, sì, lo ritengo giusto, questo è un mio ragionamento che sto facendo con voi che avete presentato questa mozione. Lo ritengo giusto perché però nello stesso tempo penso una cosa. Che appunto perché dicevo che siamo in un'altra epoca, siamo in un'altra società rispetto a quando nel 70, e se una mattina tra amichetti si fa uno scherzo, quello gli ruba il panino e si mangia un panino con la frittatina e quello è allergico e magari mi incontro uno shock anafilattico, io mi domando di chi è la colpa, di noi che abbiamo approvato questa mozione, quindi di noi politici amministratori e delle maestre, chi si assume questa responsabilità? Con questo non dico e ripeto che la mozione è importante discutere, quindi io che dico? Vi invito a fare insieme una discussione più di riflettere di più su questa cosa, perché poi ho letto anche delle cose a livello nazionale, non tutti solo, ci sono state anche delle sentenze del TAR che hanno bocciato questo panino, ci saranno delle motivazioni perché l'hanno bocciato, alcuni lo fanno. Alcuni non lo fanno. Io per assumermi questa responsabilità, questo argomento così delicato e così interessante, lo voglio affrontare con più apertamente a tutti, con personale della ASL, con dirigenti, cioè capire bene prima di assumersi una responsabilità. Quindi ritengo che o un sì o un no, secondo noi sarebbe sbagliato. Grazie. Allora voglio aggiungere, se mi permettete. Voglio aggiungere che, quindi il consigliere Felici chiede il ritiro dell'ordine del giorno per discuterlo con più approfondimento al prossimo consiglio. E voglio aggiungere che questa mozione, insieme ad altra mozione e due interrogazioni presentate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, sono arrivate in ritardo e non sono state inserite nell'ordine del giorno, ma lo sono stato soltanto ieri a seguito della conferenza dei capigruppo. Quindi voi non c'eravate ieri, però insomma voi io non presentate inizialmente, l'abbiamo portata in conferenza ieri, la conferenza ha ritenuto importante per l'ente inserirle. Quindi gli atti effettivamente sono stati inviati ai consiglieri ieri per oggi. E quindi io credo che la richiesta che viene dal consigliere Felici sia una richiesta sensata, nel senso che diamo la possibilità al consiglio di approfondire e al prossimo consiglio discutere questo tema, che è un tema delicato ed importante. Aspetti un attimo, poi prego consigliera Carosi. Prego. Allora prego, no, perché non si è prenotato, si è prenoti? Ok, no, ma io non avevo visto la prenotazione, quindi pensavo che stessi a parlare di un'altra cosa, ci sento poco, non sento.
volevo comunicare che l'assessore Varone è in questi un'oretta fa ha dovuto andare via perché deve testimoniare presso il Tribunale di Roma in una causa in cui è chiamato appunto come testimone, e chiedeva di poter procrastinare la discussione di questa mozione perché su una materia così complessa e anche così controversa avrebbe voluto dare il suo contributo. Assessore Varone. L'assessore Varone che non è presente perché ha l'impegno. Allora, al di là del fatto che la mozione nella richiesta di impegno, capisco nella modifica del regolamento, però andava proprio in questo senso, non era un impegno ad attuare il pasto da casa da domattina, ma era di intraprendere tutte le azioni di collaborazione, di ascolto e di con tutti i vari enti, con la ASL, visto che c'era stato comunque l'apertura con la determina da parte del MIUR verso il pasto da casa, e prevedeva questa determina, chiedeva proprio agli enti preposti, comunque alla ASL, di stare in un certo senso vicino agli enti locali che volevano comunque attuare questa cosa. La mozione andava in questo senso, cioè di capire come, dove, quando e perché, e se era il caso che si potesse attuare. Comunque, fatta questa piccola precisazione, accolgo la richiesta e la portiamo al prossimo Consiglio Comunale, e poi magari ci sentiremo con l'assessore Varone per portarla in una delle commissioni, e magari vi invito, se volete come capigruppo o quant'altro, di venire e dire la vostra anche nella sede della commissione in cui se ne parlerà. Grazie. Consigliera Belletti, prego. Grazie Presidente, solo per dare un piccolo contributo, nel senso che sono d'accordo che su questo argomento bisogna rifletterci bene, ascoltando più parti, più competenze specifiche. A proposito del MIUR, proprio perché ci sono state cause, ricorsi e quant'altro, il MIUR ha fatto quella nota di cui tu parlavi e dicendo: stiamo attenti sia alle richieste delle famiglie che alle esigenze della scuola che a quelle degli enti locali, ma in attesa della risoluzione delle questioni dei ricorsi, siamo in attesa della risoluzione dei ricorsi, perché poi verranno emesse delle linee guida. Quindi diciamo che c'è una bella discussione in campo su questa cosa. Io direi che sarebbe utile parlarne in commissione scuola sicuramente, e partecipare anche alle commissioni della mensa. Noi come commissione scuola siamo invitati permanenti alla commissione mensa, io ne ho partecipato a diverse riunioni, e devo dire che il giudizio dei genitori, che inizialmente era sospeso perché era la commissione nuova, cioè che si è inserita quest'anno, ultimamente invece ho sentito dei buonissimi giudizi sia sulla qualità dei pasti, sulla composizione dei menù, sul gradimento dei bambini. Poi va da sé che ci sono bambini che per ragioni le più diverse non mangiano, però su questo argomento sono d'accordo, cioè prendiamoci un po' di tempo per affrontarlo con più calma e più attenzione. Quindi se la ritirate, insomma, vi ringrazio. Sì, vi ringraziamo. Prego, consigliere Carosi. Anche perché l'obiettivo, cioè comunque i passi che si è raggiunti anche attraverso la mensa nell'educazione alimentare, comunque non vorremmo che vadano persi. E quindi è per questo che comunque
ripeto, la mozione non era finalizzata ad attuarlo domani mattina, ma solamente, e oltretutto, visto che a Guidonia si sperimenta e la nostra stessa ASL ha già mandato le linee guida per sperimentare comunque a Guidonia già il passo da casa, era proprio in virtù di... No, infatti, infatti dicevo la ASL, sì, apposta chiedevo comunque di attuare, di iniziare a parlare di questa cosa anche con gli enti preposti a poterlo fare. Grazie. Allora, grazie consiglieri. Allora, poi abbiamo le interrogazioni. Alle interrogazioni, la interrogazione 48309 messa in sicurezza via delle Mimose, Federici l'ha ritirata, e le interrogazioni successive 1, 2 e 3 e verrà risposto al prossimo Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio si conclude qui e il prossimo Consiglio Comunale è previsto per il giorno 21 dicembre. 21 dicembre. Il 21 mica è proprio una data.